Benvenuti e bentrovati nello studio del Giorno del Signore. La scorsa settimana abbiamo celebrato il Triduo Pasquale e la Santissima Pasqua, un tempo davvero importante per tutti i cristiani del mondo, un momento di preghiera, di incontro, ma anche di festa. E proprio queste tre parole, preghiera, incontro e festa, hanno guidato il pellegrinaggio che ha coinvolto, pensate, circa 140 preadolescenti da tutta la diocesi di Cremona. Un pellegrinaggio che si è tenuto a Roma dal 10 al 12 di aprile. E in questa puntata davvero speciale vogliamo ripercorrere, vivere insieme con le parole e le immagini questa esperienza così intensa e significativa per i ragazzi. Per farlo abbiamo qui in studio due ospiti speciali e molto graditi. Di fianco a me c'è Margherita Santini, mia fedelissima spalla, collaboratrice di TRC, inviata appunto a Roma. E a fianco a lei abbiamo Don Francesco Fontana, incaricato diocesano per la pastorale giovanile e l'incaricato responsabile anche della FOC, la Federazione Oratori Cremonesi. Grazie entrambi per essere qui con noi. Grazie a te, ciao Andrea. Cominciamo subito, Margherita, comincio proprio subito da te. Ti chiedo un commento a caldo, una sorta di feedback, di riassunto di quella che è stata l'esperienza per i ragazzi. Beh, sicuramente per i ragazzi è stato un momento di gioia essere tutti insieme a Roma, condividere dopo tanto tempo, perché dopo il periodo del lockdown, quindi dopo diversi periodi in cui non hanno potuto condividere momenti anche stando fuori da casa per tanto tempo, è un momento di fede, di amicizia, di condivisione, quindi tanta gioia, si portano a casa tanta gioia e tanto divertimento anche. Che sicuramente sono degli ingredienti fondamentali per in qualche modo costruire, creare un'esperienza che davvero rimanga e in un futuro, perché no, permetta di generare davvero tanto. Un pellegrinaggio dal tema Noi Testimoni. Don Francesco, ti chiediamo due parole per contestualizzare e capire appunto quale fosse il senso di questo tema così importante. Di fatto abbiamo pensato a quali potevano essere le caratteristiche di un'esperienza di fede per dei ragazzi di terza media. Quest'anno la proposta è stata rivolta principalmente a loro, cioè a quei ragazzi e quelle ragazze che concludono la mistagogia e con essa il percorso di iniziazione cristiana. Allora la prima parola è noi, sicuramente l'esperienza del gruppo, l'esperienza della condivisione della fede con altri coetanei, però chiamati ad essere testimoni, perché quella fede che hanno ricevuto, che a loro è stata annunciata, in qualche modo anche spiegata, che durante gli anni dell'iniziazione cristiana si è provato a far sperimentare loro, adesso li chiama ad essere testimoni di questa stessa fede, testimoni dell'amore del Signore nel mondo, nelle relazioni che hanno e nei contesti che vivono. Vorrei enfatizzare una parola che devo dire che entrambi avete sottolineato più volte, che è la parola condividere. E effettivamente per i ragazzi soprattutto è importante condividere, anche per mettere a fuoco quello che provano, quello che sentono e forse per dare un senso anche a delle esperienze di fede così intense, così difficili tante volte da inquadrare. Ma per condividere bisogna anche trovare dei linguaggi e dei mezzi adeguati e per dei preadolescenti più che mai è assolutamente fondamentale. E a questo proposito, Margherita, tu sei stata la nostra inviata non solo per stare in mezzo ai ragazzi e raccontarci poi nella puntata di oggi com'è andata, ma ci hai fatto un resoconto itinerante, potremmo dire, tutti i giorni dei momenti più significativi tramite i social. Sì, ci racconti esatto. Qualcosa? Tramite i social, in particolare attraverso Instagram e Facebook e i social insomma ufficiali della Diocesi di Cremona, è stato possibile attraverso delle dirette e anche con post o storie percorrere tutte le tappe di questo pellegrinaggio e raccontare anche costantemente a chi era a casa ciò che i ragazzi stavano vivendo. Anche i ragazzi erano molto curiosi anche e hanno anche loro stessi potuto condividere le loro storie, quindi interagire anche in questa forma di comunicazione che a loro comunque è vicina, e quindi è stato anche questo un modo per vivere anche il pellegrinaggio, cioè condividere loro stessi quello che stavano facendo a persone che non erano lì presenti. Questo probabilmente è una delle più grandi eredità appunto che abbiamo dal Covid, cioè aver imparato che
riusciamo a condividere, a stare insieme anche se siamo lontani. Ma sicuramente, vogliamo... se mi certo. permetto di interrompere per ringraziare pubblicamente TRC e il Servizio Comunicazione della Diocesi per questo aiuto prezioso, anche per le famiglie, per seguire quello che è successo, anche per tanti che non hanno partecipato, non hanno potuto partecipare, e quindi insomma sicuramente davvero un lavoro pastorale molto utile e prezioso che state svolgendo, quindi grazie a chi grazie, è. Grazie soprattutto a Margherita, grazie davvero Don Francesco, formula vincente che magari in un futuro cercheremo sicuramente di replicare, ma vogliamo rendere anche i nostri telespettatori partecipi appunto delle bellissime esperienze dei nostri ragazzi. Allora, con il primo servizio vogliamo proprio ripercorrere un recap in qualche modo del primo giorno, dopo un lungo viaggio per i ragazzi, le prime visite e anche la preghiera di affidamento. Proviamo a vedere insieme. Foulard e sacchetta gialli. I pellegrini cremonesi ricevono i simboli del viaggio a bordo del treno che attraversa mezza Italia, destinazione Roma. Sono circa 150 i preadolescenti delle parrocchie della diocesi di Cremona che all'alba del lunedì dell'Angelo salgono in carrozza con animatori e parroci per Noi Testimoni, il pellegrinaggio diocesano promosso dalla Federazione Oratori Cremonesi. Basta poco per accendere la voglia di stare in compagnia. I chilometri di rotaie non sono certo un peso di fronte all'entusiasmo acceso dal viaggio. Le ore in treno servono a fare il pieno di amicizia senza scordare di entrare nel clima del pellegrinaggio. Si comincia pregando insieme e con le prime attività che introducono il tema. Roma non è poi così lontana e nel primo pomeriggio, sistemati i bagagli, i gruppi degli oratori cremonesi si danno appuntamento nel cuore della capitale. Ci sono Brignano e Caravaggio della Bergamasca, Soncino, Malagnino, San Giovanni in Croce e Casalmaggiore fra Cremonese e Casalasco fino a raggiungere il Mantovano con Bozzolo e Viadana. Giunti tutti al luogo del ritrovo, è il momento di iniziare il percorso fra luoghi e storie della città eterna, con un gesto carico di significato, l'affidamento ai santi patroni. Presso la chiesa di Sant'Ignazio, dopo un piccolo quadro storico, ha luogo l'affidamento dei ragazzi a San Luigi Gonzaga, sepolto proprio in questa chiesa. Poi in piazza Navona sono le ragazze ad essere affidate a Sant'Agnese in Agone, nella chiesa a lei dedicata, dove secondo la tradizione sarebbe avvenuto, durante le persecuzioni di Diocleziano, il martirio della dodicenne romana. Sono figure di santi e di santi giovani a guidare l'esperienza del pellegrinaggio. Il clima di raccoglimento e preghiera continua poi con la messa nel santuario di Nostra Signora del Sacro Cuore, celebrata da Don Francesco Fontana insieme agli altri sacerdoti accompagnatori. Il silenzio condiviso è occasione per ringraziare e consegnare al Signore attese e speranze per l'esperienza di questo viaggio speciale. Un viaggio fatto anche di amicizia, il carburante che accende la serata di giochi, indovinelli e caccia al tesoro in una cornice unica al mondo. E come si suol dire, chi ben comincia è a metà dell'opera, e rivedendo queste immagini devo dire che siete partiti proprio col botto. Abbiamo visto tanti volti sorridenti, ma una giornata anche molto intensa, a partire già dal viaggio stesso. Poi una volta arrivati a Roma, le prime visite, dicevamo, e appunto le preghiere dell'affidamento. Un momento, un senso, un gesto molto importante. Don Francesco, ci puoi dire due parole a proposito? I ragazzi imparano e assorbono l'esperienza e l'esempio di figure che ritengono essere figure di riferimento, gli influencer, no? Allora abbiamo pensato di offrire loro due esempi di ragazzi splendidi da seguire. San Luigi Gonzaga per i maschi, che la tradizione ci consegna come il patrono della gioventù maschile, e Sant'Agnese per le ragazze, pure non abbiamo dovuto inventare niente, anche Sant'Agnese è la patrona della gioventù femminile.
esempi di coraggio, di forza, di intraprendenza, di bellezza, di determinazione nelle scelte che li hanno accompagnati nella vita. E dunque ci è sembrato bello poter pregare e proporre alle ragazze di pregare per i loro amici, fratelli, compagni maschi e viceversa ai ragazzi di pregare per le ragazze. Devo dire che anche questo è molto interessante, anche perché spesso un po' si sottovaluta forse la bellezza, l'importanza di alcune figure che dai ragazzi soprattutto di oggi non sono tanto conosciute, ma che perché no, potrebbero davvero sbloccare delle porte del loro cuore, essere davvero degli influencer, perché no, degli influencer del passato ma anche di oggi per il futuro proprio di tutti questi ragazzi. Ragazzi che giustamente fanno i ragazzi, quindi hanno voglia e bisogno di tanto gioco, e abbiamo già visto alcuni momenti di gioco. Ci racconti un po' come hanno vissuto i ragazzi questi momenti? Sì, a partire dal viaggio in treno, i collaboratori della Federazione Oratori hanno organizzato un momento a gruppi, ogni gruppo di oratorio doveva realizzare, diciamo, la carta d'identità dell'oratorio e poi un inno rap che poi è stato cantato davanti a tutti gli altri oratori per farsi conoscere, per conoscersi tra di loro il secondo giorno. E poi il grande gioco alla fine della giornata, nonostante la stanchezza, perché le ore di viaggio, la camminata, i momenti di preghiera, comunque i ragazzi sono riusciti ad essere coinvolti, si sono fatti coinvolgere molto da questo gioco, che consisteva in una caccia al tesoro itinerante per il centro di Roma. In questo modo sono riusciti a scoprire luoghi significativi della città, ecco, e si sono divertiti molto. E sappiamo, possiamo già anticiparlo, che questi giochi hanno avuto davvero un grande successo, quindi un sincero grazie anche a tutti i collaboratori, tutti i ragazzi che hanno dato una mano, i giovani che sono partiti, che hanno supervisionato e che, insomma, sappiamo che stare dietro a 140 preadolescenti non è sicuramente un'impresa semplice. Quello che è certo però è che è stato un primo giorno fantastico e il secondo giorno non è stato da meno. Una seconda giornata alla scoperta della città eterna sulle orme dei martiri di ieri e di oggi. Vediamo di che cosa si tratta. I martiri di ieri e quelli di oggi. È stato questo il filo rosso che ha caratterizzato la seconda giornata di pellegrinaggio dei preadolescenti cremonesi. Un percorso che non poteva che iniziare dal Colosseo, uno dei monumenti certamente più rappresentativi di Roma, ma anche il luogo in cui uomini e donne hanno perso la vita in quello che per gli spettatori era un semplice momento di divertimento e svago. Il pensiero è andato infatti ai martiri cristiani dei primi secoli. In cerchio, i ragazzi hanno ripercorso la storia di questo luogo millenario, dando poi vita ad una spirale umana che ha idealmente trasformato il Colosseo in un simbolo di unità, con l'invito a ciascuno a farsi parte della comunità. Percorrendo poi le strade della capitale, il gruppo cremonese ha raggiunto l'Arco di Costantino, l'imperatore che con l'editto di Milano del 313 garantì anche ai cristiani la libertà di culto. Ma da allora le persecuzioni per i discepoli di Cristo non sono finite e ancora oggi sono attualità in diverse parti del mondo. Lo si è voluto evidenziare chiaramente nell'attività svolta dai ragazzi nei prati del Circo Massimo. Storie che hanno preso forma attraverso le carte d'identità di martiri di ieri e di oggi. Volti più o meno conosciuti che hanno saputo parlare ai ragazzi attraverso le loro storie di fede, davvero senza tempo. La celebrazione eucaristica nella Basilica di San Bartolomeo all'Isola è stata quindi il momento in cui l'esperienza e le riflessioni del mattino si sono fatte in vocazioni di preghiera. Nel segno di una testimonianza che rimane salda sino al prezzo della vita.
quelle raccontate nelle bacheche non erano storie eccezionali da altri tempi, ma vicende concrete di uomini e donne di fede di ogni tempo. Così come ha ricordato i ragazzi la visita al memoriale dei nuovi martiri del XX e XXI secolo, allestito proprio nella cripta di San Bartolomeo. Non l'esposizione di un museo, ma il segno della vita di fratelli e sorelle che hanno scelto di non smentire il proprio essere discepoli. L'intenso itinerario, prima di lasciare spazio alla visita alle bellezze della città e a una serata di svago, si è concluso con la visita a San Paolo fuori le mura, una delle quattro basiliche papali di Roma, la più grande dopo quella di San Pietro in Vaticano. Il luogo che la tradizione indica come quello della sepoltura dell'Apostolo Paolo, che subì il martirio a pochi chilometri di distanza, lui che da persecutore dei cristiani è diventato Apostolo delle genti. E nel servizio abbiamo visto delle splendide immagini a cura naturalmente di Margherita e anche di Paolo Mazzini, fotografo sempre di TRC, che ha realizzato molte delle immagini che ogni tanto vedete scorrere nel monitor alle mie spalle. Foto sicuramente di edifici, di monumenti, ma possiamo dire che i ragazzi non siano stati solo turisti, non si sono limitati a osservare la mera bellezza di queste vere e proprie opere d'arte, ma sono andati oltre e quindi non erano semplici turisti appunto, ma pellegrini. E secondo te, Margherita, quali luoghi hanno particolarmente colpito i ragazzi e perché? Allora, a livello artistico sicuramente il Colosseo, che è stato, penso, la prima cosa che hanno visto il secondo giorno di pellegrinaggio. Sono stati colpiti dall'immensità, molti di loro non erano mai stati a Roma, l'avevano visto solo in televisione, in foto e questo sicuramente li ha colpiti, e poi sicuramente sono stati colpiti dalle figure dei nuovi martiri contemporanei, che prima hanno scoperto attraverso un momento di gioco, perché attraverso delle carte d'identità e la lettura di questi nuovi martiri hanno scoperto la storia, la vita di queste figure, e che poi hanno rincontrato nel memoriale dei nuovi martiri presso la Basilica di San Bartolomeo dell'Isola. E sì, li ho trovati veramente molto affascinati da queste figure, da cui trarre anche esempio. Esatto, mi riaggancio proprio a questo, perché tante volte forse quando si parla di martiri, di martirio, si ripensa a delle storie un po' noiose da catechismo di un sacco di tempo fa, che apparentemente, almeno dal punto di vista dei ragazzi, non hanno forse niente da raccontare, perché troppo vecchie, troppo lontane da loro, e invece ci raccontavi appunto come siano rimasti colpiti. Allora, Don Francesco, vorrei fare proprio un passaggio con te per approfondire come i ragazzi davvero sono stati in grado di accogliere queste nuove figure, questi martiri di oggi. Una prima considerazione è che di fatto sono le storie che accompagnano la storia che loro stanno studiando a scuola in questo periodo. Perché è la storia del Novecento, è davvero la storia del nostro tempo, del Novecento e anche in realtà del primo ventennio del 2000, quindi davvero sono i nostri giorni. L'altra cosa che succede sempre a San Bartolomeo all'Isola è che lì sono state raccolte, a partire dal lavoro della comunità di Sant'Egidio, che custodisce questa chiesa, questa basilica, sono stati raccolti gli oggetti appartenuti a queste persone, che rendono le loro storie delle storie estremamente concrete. Sembrerà una cosa banale, ma in realtà vedere il libro di preghiere, la lettera che un carcerato in un campo di concentramento ha scritto a sua moglie, piuttosto che la stola di Don Pino Puglisi o la casula indossata dal vescovo Romero, rendono questi racconti delle testimonianze tangibili, concrete. E sicuramente testimonianze che fanno risuonare qualcosa, perché questi martiri, lo dicevi bene prima Don Francesco, potrebbero essere coetanei dei nonni o dei genitori o addirittura, perché no, dei vicini di casa di questi ragazzi. Quindi persone, non solo storie che si raccontano, ma persone con degli oggetti, con dei valori che
passano anche attraverso quelle reliquie e appunto queste parole. Una seconda giornata, insomma, intensissima e splendida, ma aspettate di vedere la terza giornata, che è stato forse il momento più importante e culminante, perché c'è stato l'incontro con il Papa, e allora vediamo nel servizio com'è andata. Accolgo con gioia il pellegrinaggio dei preadolescenti. Cari ragazzi, vi auguro di vivere in pienezza il messaggio pasquale, sempre fedele al vostro battesimo e testimoni gioiosi di Cristo morto e risorto per noi. La prossima domenica celebriamo la misericordia di Dio, la Domenica della Misericordia. Il Signore mai lascia di essere misericordioso. Pensiamo alla misericordia di Dio, che sempre ci accoglie, sempre ci accompagna, mai ci lascia da solo. Benedica vos, omnipotente Deus, Pater, Filio, Amen. Benedici il loro cammino, i passi già compiuti e tutta la strada che hanno davanti, e dona loro di proseguire con gioia a camminare dietro di te come testimoni del tuo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E nel servizio abbiamo visto un'esplosione di emozioni e di colori. Margherita, tu eri in mezzo ai ragazzi, come hanno vissuto questo momento? Sicuramente è stato un grande momento di unione, di gioia e di condivisione di questa attesa di Papa Francesco attraverso canti, attraverso striscioni che i ragazzi avevano preparato e che sventolavano con grande gioia. Quindi è stato davvero un momento emozionante per tutti i ragazzi. Ragazzi che ci raccontano proprio nel prossimo servizio cosa si portano a casa da questa splendida esperienza. Sentiamo. Questo viaggio mi è piaciuto molto perché ho conosciuto molte persone nuove
e quelle che conoscevo già le ho incrementate, cioè ho incrementato l'amicizia. Quando andavamo a visitare alcuni posti di Roma con la FOP, ci veniva spiegato anche l'aspetto storico di quei posti, quindi magari delle cose che non avevamo imparato a scuola le abbiamo imparate lì. L'attività che mi è piaciuta di più di questo pellegrinaggio è stata la caccia al tesoro notturna, perché cioè, è stato un modo divertente per conoscere nuovi posti all'interno della città di Roma e tutte le loro storie. Ed è stato anche un modo per conoscere meglio le persone con cui ho condiviso questa esperienza. È stata la prima volta che sono andata a Roma. Ero abbastanza nervosa, però alla fine si è rivelata una bellissima esperienza. Sono stata con le persone a cui voglio bene, le mie amiche, e ho visto per la prima volta il Papa. È stata molto interessante l'udienza e sono stata abbastanza emozionata per questo. Questa esperienza mi è piaciuta molto, anche se all'inizio ero un po' scettica, soprattutto per le ore di treno, ma alla fine sono passate abbastanza velocemente e poi ero con le mie amiche, quindi mi sono divertita. Un'esperienza strana, ma molto bella. Sono stata stupita dell'immensità della città, l'immensità del Papa. Mi è piaciuta molto, è stata molto interessante, soprattutto anche la parte, diciamo, delle lingue, perché comunque adesso sapendone alcune, era bello anche sentirlo in altre lingue. Questo è stato, diciamo, molto affascinante. Ho vissuto questa esperienza e l'ho trovata davvero fantastica. Consiglio a tutti di viverla e spero che se ci sarà una possibilità di farlo. Insomma, tante belle parole. Sicuramente ciascuno si porta a casa un pezzettino diverso, ciascuno avrà la propria storia, la propria narrazione, ma sicuramente hanno un'eredità importante dentro il loro cuore. E allora vorrei chiudere proprio con un commento da parte vostra rispetto a quello che davvero si possono portare a casa i ragazzi, cioè cosa rimane e soprattutto con uno sguardo al futuro. Io spero che possa rimanere in loro l'immagine che ho io in mente, la conclusione del pellegrinaggio all'altare della cattedra di San Pietro, in cui abbiamo rinnovato la nostra fede, le promesse battesimali, il credo, insomma. L'abbiamo fatto lì sulla tomba dell'Apostolo. Forse di tutti i discorsi che hanno sentito, magari non ricorderanno molto, ma se gli rimarrà quelle immagini in cui in tanti coetanei contenti di essere lì e di essere lì insieme, in un posto meraviglioso, hanno detto la loro fede, beh, io credo che questo sia un ottimo ricordo, insomma, un'ottima eredità di questa esperienza. Beh, sicuramente penso che tre sono le parole che caratterizzano questo pellegrinaggio e che si porteranno a casa anche i ragazzi: amicizia, condivisione e fede. Allora, grazie davvero ai nostri ospiti, grazie Margherita, grazie a Don Francesco. Le vostre parole sono state molto preziose e ci hanno permesso davvero di entrare a far parte di questa esperienza a nostra volta e perché no, di avere anche qualche spunto di riflessione anche per la nostra di vita. Un saluto naturalmente a tutti i ragazzi, un grande augurio a tutti loro. È però il momento di salutarci. Un grazie anche a tutti voi per averci seguito. Il giorno del Signore torna la prossima settimana e come sempre, buona domenica!